Buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Mi vedete già pronta con la borsa, mi mancano solo le scarpe, perché sto per andare a fare colazione con una mia amica. Tra l'altro oggi c'è una bellissima giornata, ha piovuto tutta la settimana, oggi invece c'è il sole. Non so nemmeno più come vestirmi perché l'altro giorno faceva freddo, quindi ho messo una maglia a maniche lunghe, ho portato la giacca di ecopelle dietro e ho il jeans lungo, non so più come vestirmi, non so voi. Comunque, volevo farvi vedere alcuni prodotti, infatti non so, li vedete appoggiati lì sopra, perché l'altro giorno su Instagram una ragazza mi ha scritto in privato che prodotti sto utilizzando per i capelli, perché nello scorso video ha notato, nell'ultima parte di video, che i capelli erano molto luminosi. Però io adesso non ricordo se avevo appena lavato i capelli, non mi ricordo. Comunque ho detto, boh, faccio vedere anche qua su YouTube i prodotti che sto utilizzando per i capelli, nel caso qualcun altro fosse interessato. Vabbè, oggi li ho legati, quindi non è che si vede più di tanto, però mi ha detto questa cosa qua. Questi qua sono i prodotti che sto utilizzando in questo periodo per i capelli. Le new entry sono questi due prodotti di Yves Rocher con cui mi sto trovando veramente veramente bene. Questo qua è lo shampoo detox, fantastico, veramente fantastico. Questo qui per riattivare la microcircolazione del cuoio capelluto, ne basta veramente poco, fa tanta schiuma e lava benissimo i capelli. Sentite proprio il cuoio capelluto pulito, fantastico. E poi una volta a settimana invece sto facendo lo scrub, questo qua anti-inquinamento, sempre detox. Si può fare anche due volte a settimana, però io comunque lo sto facendo una volta a settimana. Questo qua è purificante, mi stanno piacendo tantissimo. Come al posto della maschera, siccome quella che ho comprato di Organic Shop non mi piace per niente, ho ripescato da un cassetto questi qua di Shampora. Non so se vi ricordate, ma l'azienda mi aveva inviato tempo fa il set proprio di questi prodotti qua, shampoo, balsamo e leave-in. Però lo shampoo, già ve l'avevo detto, non mi piaceva per niente perché mi lasciava i capelli troppo duri, troppo secchi. Allora ho deciso di terminare almeno questi due prodotti e devo dire che mi sta piacendo tantissimo questo qua, nonostante io sia abituata ad usare maschere per i capelli, non uso mai il balsamo, cose o prodotti di questo tipo, però mi sta piacendo tantissimo. Poi una volta uscita dalla doccia con i capelli bagnati, quindi dopo aver fatto lo shampoo, dopo aver applicato la maschera, applico questo prodotto qua, Leave-In, e quindi questi qua sono i prodotti che sto utilizzando in questo periodo. Questo qua mi piace tantissimo, adesso non so quale tra questi lascia i capelli super luminosi, però questi qua sono i prodotti. Siccome già tempo fa un'altra ragazza mi aveva chiesto appunto che prodotti usi per i capelli, niente, ho pensato di mostrarveli anche qua. E nulla ragazze, io vado e noi ci aggiorniamo quando torno a casa. Simo, devi prendere all'improvviso. Saluta. Io. Eccomi, sono appena arrivata a casa, mi sono già cambiata, sono quasi le 2, è tardissimo, ma non ci siamo rese conto dell'orario. Infatti ho detto no, a casa devo ancora pensare a cosa cucinarmi. Invece mi sono ricordata che ieri ho fatto la lasagna e ovviamente ne è avanzata quasi metà. Quindi mi scaldo un pezzo di lasagna così mangio. E ne approfitto per dire di nuovo, perché già una volta ve l'avevo detto, una ragazza l'altro giorno su Instagram, perché ogni tanto metto le storie, vi faccio vedere cosa ho preparato, cosa ho cucinato, mi ha scritto una cosa tipo che comunque in poche parole che cucino tanto. E allora, io prima cucinavo tanto perché cucinavo di proposito in più, perché poi mi portavo il mangiare l'indomani a lavoro, quindi cucinavo proprio di proposito un pochino di più. Ma sinceramente lo faccio anche adesso ragazze, perché io a pranzo sono sempre da sola e quindi a volte mi scoccia magari prepararmi chissà quale pranzo solo per me. Allora la sera io cucino un pochino di più, così poi l'indomani mi scaldo solo il pranzo, tipo oggi che sono già le 2. Niente, mi devo solo scaldare la lasagna, meno male. Quindi niente, mangio e poi più tardi vi faccio vedere alcune cosine che ho comprato al mercato da vestire. Le lasagne sono uno dei miei piatti preferiti, mi piacciono tantissimo. E comunque mi stavo dimenticando prima, un'altra ragazza mi ha riconosciuta al mercato. Cioè io in realtà mi ero accorta che
questa persona mi guardava, però cioè io non è che collego subito, magari guardo i miei video su YouTube. A volte ci penso dopo. Poi dopo un po' mi ha detto, scusa se ti fissavo, ma volevo essere sicura che fossi veramente tu, ma sei Nicole, ti seguo tantissimo, e era lì con la sua bimba. Ragazze, questa cosa sta succedendo spesso e io mi vergogno tantissimo. Poi ci incontriamo sempre al mercato dove c'è tanta gente, quindi meno male che c'è la mascherina, perché io divento sicuro viola in faccia, perché mi vergogno tantissimo ed è sempre stupendo. Comunque, mi ha appena mandato un messaggio una ragazza che abita qua dove abito io, che fa dei lavoretti in legno stupendi, poi comunque dopo vi faccio vedere. Mi ha scritto appunto che ha finito il mio lavoretto, lo deve solo assemblare, e mi ha mandato la foto chiedendomi se mi piace, se lo può finire, e forse me lo porta entro oggi, quindi non vedo l'ora di farvelo vedere. Quando mi arriva questa cosina, poi dopo ve la faccio vedere. Come vi ho detto prima, ho preso delle cosine al mercato, ve le faccio vedere. Ho preso questa maglia molto molto semplice, leggera, rosa, fatta così, ed è un pochino più lunga dietro e più corta davanti, ma è veramente molto 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 semplice. Questa qua anche da mettere dentro i jeans, su una tuta, e costa bene un po' con tutto. Poi ho preso un vestitino, appena l'ho visto mi sono innamorata del colore, fatto così, arricciato qua sopra e poi scende così, è comunque corto, non è lungo. Questo qua l'ho pagato 12 euro. Questo qua mi piace tantissimo, l'ho immaginato anche con, a parte vabbè con un bel sandaletto, ma anche con le Converse, non so, bianche, bellissimo. E poi ho preso altre due cose, sono due tutine, e queste qua costavano una 8 euro e se ne prendevi due le pagavi 15, quindi queste due cose che vi mostrerò le ho pagate tutte e due 15 euro. E ho preso questa tutina leopardata, è fatta a pantaloncino, quindi questa non è un vestitino, fatta così, davanti così all'elastico qua. E poi la cosa bella, a volte mi è capitato di comprare tutine, di pagarle anche più care di queste, però poi una volta indossate erano molto molto trasparenti, quindi devo comunque sempre mettere un pantaloncino al di sotto, ma più che altro per sentirmi più a mio agio. Questa qua invece, nonostante io l'abbia pagata veramente poco, perché una costava 8 euro, quindi 2,15 l'ho pagata meno di 8 euro. Però sotto ha un altro pantaloncino color carne, proprio per non renderla troppo trasparente. E niente, questa cosa mi piace tantissimo. E niente. Poi la mia amica mi ha fatto vedere un'altra tutina. Appena l'ho vista sono rimasta così per il colore, perché con il tempo ho cercato di mettere, cioè di comprare più vestiti un pochino più colorati, perché a me piace il nero e compro sempre tutto nero, quindi sto cercando di comprare qualcosa di colorato, ma la cosa mi sta sfuggendo un pochino di mano, mi sa. Comunque, mi ha fatto vedere questa tutina e io mi sono subito innamorata appena l'ho vista. Ed appunto questa tutina fatta a pantaloncino, ma tipo tuta, qua fatta tipo salopette, però la cosa bella è che si può anche accorciare, perché c'è il bottone qua dietro, quindi la posso tirare su e farla anche più corta. È un pochino arricciata in vita. E poi fatta pantaloncino con le tasche, proprio tipo una tuta. Ed è molto, secondo me, molto molto carina, poi di questo colore, è quel rosa proprio Barbie. E quindi niente, siccome c'era la promozione, se prendevo due pezzi li pagavo 15 euro, ho detto boh, la prendo, poi al massimo se non mi piace la vado a cambiare. E nulla, questo è stato il mio piccolo shopping di oggi. Eccomi, siamo al giorno dopo, ieri poi non ho più finito di bloggare, anche perché volevo mostrarvi quella cosa di cui vi parlavo, ma la ragazza ha avuto un contrattempo e quindi mi consegnerà questa cosa che poi vi mostrerò stamattina, quindi a momenti dovrebbe arrivare. Sono qua sopra perché ho riordinato un pochino la stanza di là, mentre c'ero alla fine, poi mi sono messa, ho pulito anche un po' il pavimento, comunque ho pulito qua sopra. E niente, noi magari ci aggiorniamo fra un attimo, così vi mostro questa cosina che mi deve arrivare. Ecco qua ciò di cui vi parlavo, questa decorazione da parete che mi ha creato, perché è un lavoro fatto a mano, quindi che mi ha creato una ragazza che abita qua vicino a me, che fa tutti questi lavoretti appunto fatti a mano e personalizzabili.
e ha deciso di farmi questa decorazione da parete e io ho solamente deciso il colore e le scritte da inserire su questi pannelli. Io ho scelto di farlo sul grigio, bianco, color legno, perché riprende comunque i colori della mia casa, e ho fatto scrivere appunto: ricorda di volerti bene, ridere, sognare, dire grazie, aiutare, da dire ti voglio bene e viaggiare. Stupendo. Mi piace veramente tantissimo e sono 2 settimane che lo aspetto perché avevo altri lavoretti da fare e non vedevo l'ora di poterlo appendere sulla parete. Questo qua è il nome della sua pagina Instagram, se vi interessa, la giostra del legno, così potete cercarla e vedere tutti i lavoretti che fa. E questo è il bigliettino che mi ha lasciato, lei c'è anche su Facebook, vabbè, Instagram, ha anche uno shop online e qua c'è anche la sua email, così se avete bisogno di sapere più informazioni, lei è super gentile e quindi potete contattarla anche tramite email. Tra l'altro è stata super gentile perché mi ha lasciato anche 2 chiodi, no uno ma 2, perché ha detto così se non dovesse andare bene uno c'è l'altro, quindi è stata super super gentile. Poi ovviamente non fa solo questo tipo di decorazione, ma fa tantissimi lavoretti anche per le camerette dei bimbi, fa delle cose veramente stupende, poi fatte veramente bene, e poi tutto in legno recuperato, quindi niente, mi piace veramente tanto. Adesso lo vado ad appendere e poi ve lo faccio vedere una volta appeso. Io ragazzi avevo pensato di metterlo lì, infatti quando ci siamo sentite io proprio l'avevo immaginato lì e mi piace tantissimo come ci sta, però avendo io questa scaletta lì va a coprire comunque gli ultimi 2 pannelli e quindi mi dispiace coprire le scritte, e quindi ho pensato di metterlo anche da un'altra parte, cioè in realtà questo qua sta bene un po' ovunque, anche all'entrata, in salotto, comunque sta bene secondo me in tanti angolini di casa. Però ho un altro angolino secondo me dove potrebbe starci bene, boh, adesso comunque faccio delle prove e poi vi faccio vedere. Oppure salendo le scale per andare in mansarda, proprio qui, sembra secondo me fatto apposta proprio, penso proprio di lasciarlo qui, è stupendo, mi piace tantissimo. Ho acceso anche un attimino la luce così forse si vede meglio, o forse si vedeva meglio prima mi sa. Comunque, poi ho messo, vabbè, qua questa piantina c'era già, però le gambe in legno che riprendono poi le targhette in color proprio legno. Mi piace troppo. Sto per fare pranzo e mi è appena arrivato un messaggio del corriere che oggi mi consegnano la Degustabox. E a proposito di Degustabox, so che c'è una parte di voi che ama al momento spacchettamento Degustabox perché si scoprono nuovi prodotti. E invece una parte di voi diciamo che non ama particolarmente questo momento, quindi siccome per rendere meno pesante il momento Degustabox ho chiesto alla ragazza che mi segue se posso evitare di descrivere o leggere ogni singolo particolare del prodotto, e mi ha detto di sì, che posso evitare di descrivere ogni singolo dettaglio, ecco, più che altro per voi, perché so che a tanti piace il momento Degustabox, ma ecco, dopo un po' diventa forse, dopo un po' diventa ecco una rottura, forse ascoltare ogni singolo dettaglio di ogni singolo prodotto, quindi niente, ci aggiorniamo dopo. Sto per preparare l'impasto della pizza, lo faccio come al solito, 500 g di farina, metà 00, metà Manitoba, 2 cucchiai di olio, 1 cucchiaio di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 300 ml di acqua più o meno, poi mi vado a regolare quando vado poi ad impastare. E l'unica differenza è che questa volta utilizzerò il lievito madre, perché lo sto provando in varie ricette e mi sto trovando benissimo, e ne utilizzo una bustina perché, come c'è scritto qua dietro, una bustina è la dose giusta per 500 g di farina. Per prima cosa unisco il lievito alla farina, in questo caso questo lievito va aggiunto direttamente con la farina, c'è scritto sulla confezione. Aggiungo il cucchiaino di zucchero, mescolo un pochino così. Io mi trovo bene a far tutto così nella ciotola, poi dopo mi sposto sulla... Poi aggiungo l'acqua, un pochino alla volta, non tutte insieme. Aggiungo i 2 cucchiai di olio. Aggiungo il sale.
adesso che si sta iniziando a formare il panetto, mi sposto qui. Adesso sono andata ad ungere un pochino la ciotola. Per me è quasi l'una e la faccio lievitare fino alle 4-4:30. Poi la vado a dividere in due panetti e li faccio poi lievitare fino all'orario di cena. E comunque poi, vabbè, dopo poi vi faccio vedere. Rieccomi ragazze, siamo andate un pochino in bici, nel frattempo l'impasto ha lievitato, sono le 4:20, quindi adesso, eccolo qua, adesso lo divido in due e poi lo faccio lievitare fino a stasera, fino alle 18 più o meno, 18:30. Mi aiuto con questa qua, quindi lo divido. Con una mano era un po' impossibile. Comunque io per fare la pizza non ho mai usato questo tipo di lievito, ma se voi a casa non ce l'avete, comunque io uso sempre la bustina tipo quelle del Lidl, il lievito quello lì secco, e ne metto però metà, metto tipo 3 grammi di lievito, quindi pochissimo, perché tanto lievita per tante ore, quindi metto meno lievito. Però con questo qua che ho usato oggi, lievito madre essiccato, io ho fatto come diceva la confezione, appunto per non sbagliare, anche perché non l'ho mai utilizzato. Comunque, prima di uscire mi è arrivata la Degustabox, anche se questo mese è in una scatola diversa, non so perché. Questo mese è arrivata in questa scatola, forse dentro c'è quella di Degustabox, non lo so. Solitamente arriva direttamente in quella lì, con la scritta verde, solitamente. Ah, questa volta... Oddio. Ah, ok. Questa volta è arrivata così, non so perché, non lo so. Comunque io ho segnalato questo alla ragazza che mi segue di Degustabox perché, cioè, una cosa così, perché, cioè, mi pare veramente strano, non trovo nemmeno il... non c'è nemmeno dentro il volantino con tutte le cose, cioè con tutti i prodotti, come se qualcuno avesse aperto la scatola per prendere qualcosa e poi ha tolto il foglio con tutti i prodotti in modo che non potevo vedere i prodotti che c'erano all'interno e quindi capire cosa mancava. Vabbè. Ho contattato Degustabox ed è evidente che ci sia stato un problema. Comunque non mi possono inviare un'altra box e quindi comunque vi mostro i prodotti che ho trovato questo mese molto velocemente. Anche perché non ho il volantino, quindi non posso dirvi nulla, vi faccio solo vedere ciò che mi è arrivato. I prezzi non li so, perché appunto manca il foglio. Fate finta che siano svuota la spesa. Comunque, ho trovato questi bauli ai 7 cereali e semi, croissant con zucchero di canna. Novità più soffici e sfogliati, questi qua non penso di averli provati. Pane americano, questo qua della Morato, questo qua io lo compro sempre, lo conosco già, le fette sono belle spesse e viene un bel toast, quindi questo qua mi piace molto. Poi ho trovato questo succo arancia rossa senza zuccheri aggiunti, questo qua non l'ho mai provato. Della Mutti ho trovato questo pesto rosso di pomodoro, mandorle, pomodori semisecchi e grana padano. Questo qua, se non mi sbaglio, già l'avevo trovato nella box. Poi ho trovato due scatolette di tonno, una da 160 grammi, questa qua tonno all'olio di oliva. Non ho mai assaggiato questa marca.
e un'altra più piccolina. Poi, come al solito, ho trovato una barretta, questa qua bio, con morbida frutta bio, albicocca, 100% da frutta senza glutine, alto contenuto di fibre. Poi due nuovi estate, questo qua, tè verde, menta e lime, e tè nero, salvia e agrumi, quindi particolari, li proverò e poi vi farò sapere. Poi patè, questo qua, Madama Oliva, patè di olive piccante, gustoso, facile e sfizioso per le bruschette e le tartine. Questo qua mi incuriosisce, lo proverò sicuramente su qualche bruschetta. Pick up, questi qua con cioccolato e latte. Un pacco di Daygum, queste qua, sono quelle lì nuove, sono quelle blu. E queste qua sono curiosa di provarle. Poi ho trovato un cura lavatrice e ho chiesto a Marta, ma è normale che io abbia trovato un cura lavatrice? Perché solitamente trovo solo il cibo all'interno della box. Invece mi ha risposto che questo mese hanno inserito questo prodotto e quindi sinceramente mi fa piacere perché lo devo fare. Io avevo già provato questo qua, ma al limone, e non mi è piaciuto particolarmente perché non ha pulito benissimo la lavatrice e in più aveva un odore veramente brutto, non so, non mi piaceva. Questo qua invece è igienizzante ed è con essenza di eucalipto. Boh, questo qua lo provo, così poi vi faccio sapere, ed è una dose questa qua. Nulla, questo qua era il contenuto della The Gusto Box del mese di maggio. Se vedete che a me mancano alcuni prodotti, non ci fate caso, ma questo mese c'è stato appunto un piccolo problema. Ragazze, lo faccio subito, già che ci sono. Io sinceramente preferisco altri metodi per la lavatrice. Con questo, quando l'ho fatto la prima volta, non avevo trovato differenze, ecco, diciamo così. Ecco qua l'impasto della pizza, io farò una teglia di pizza rossa, un'altra invece focaccia, come faccio sempre. Io adesso le stendo nella teglia, poi le faccio lievitare per un'altra mezz'oretta, poi le condisco e le inforno. Le lascio un pochino lievitare e intanto preparo il condimento. Ecco qua le pizze, adesso le inforno. Questa qua focaccia l'ho fatta con zucchine, porri e poi a fine cottura aggiungo lo stracchino. Mentre questa qua io la faccio sempre con gusti diversi. Qua ho messo il prosciutto, qua la cipolla, anzi in realtà il cipollotto, quello lì fresco, quello di rosso di Tropea. E qua tonno e olive. Poi manca la mozzarella. Qua adesso vedo se mettere la salsiccia, non so se Omar la vuole perché questa parte qua solitamente la mangia lui. E qua poi la mozzarella, ma la aggiungo poi a fine cottura. Io le inforno a 180-190 gradi 15 minuti, ma è indicativo ragazze perché ogni forno è a sé ed è che ognuno conosce il proprio forno, ecco, diciamo così. La lavatrice ha finito, volevo farvi vedere che questo qua ha pulito perfettamente la lavatrice. Non ve l'ho fatta vedere prima, ma comunque era da fare. Però devo dire che rispetto all'altro che avevo provato, questo qua invece mi è piaciuto molto. Ha lasciato la lavatrice bella pulita. Non so se sentite, ma sta tuonando. Tra poco mi sa che fa un bel temporale. E nulla ragazze, io chiudo qua questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Un bacione grande e al prossimo video.